Siamo all'abbazia di Santa Maria la Nova, una parrocchia situata tra Eboli e Campagna, e con noi abbiamo Don Marcello Stanzioni, il parroco di questa parrocchia. Uno studioso degli angeli, ha scritto numerosi libri al riguardo, tra cui uno dei più importanti è quello stampato dalla Mondadori, Inchiesta sugli angeli, intervistato da Saverio Gaeta, e lui oltre questo ha fondato la Milizia di San Michele, cioè un'associazione di fedeli laici che promuovono il vero culto di San Michele Arcangelo, e da 11 anni sta promuovendo il meeting sugli angeli, un convegno a livello nazionale che parla e approfondisce appunto sugli angeli. Ma prima di tutto vogliamo chiedere a Don Marcello chi sono gli angeli? Per la dottrina cattolica, gli angeli sono degli esseri personali, cioè sono dotati di libertà, intelligenza e amore. E noi dividiamo gli angeli in due categorie, gli angeli buoni e gli angeli cattivi. Gli angeli buoni con a capo San Michele, come ci dice la scrittura, fin dall'inizio hanno scelto di servire Dio. Gli angeli cattivi, per orgoglio e per superbia, hanno scelto non solo di ostacolare i piani di Dio, ma sono pieni di gelosia, di rabbia e di invidia per noi esseri umani, perché gli angeli cattivi ormai sono dannati per l'eternità, fanno tutto il possibile per trascinarci all'inferno. Detto così, in un modo semplicistico, può sembrare una favoletta, ma purtroppo è una triste realtà cosmica. Il mondo moderno brulica di convegni di ogni genere, ma sicuramente il vostro è il più singolare. Come nasce questa idea di questo meeting sugli angeli? Io penso che sia un'ispirazione di Dio. D'altra parte, 11 anni che facciamo questo convegno, penso che sia veramente il Signore che ci dà la fede e la perseveranza nella fede e nelle opere buone, perché tanti hanno iniziato con dei convegni sugli angeli, ma poi ci sono ostacoli di tutti i tipi, perché i demoni, e non pensare che io sia fissato, se parlo sempre anche del diavolo, fanno tutto il possibile per non portare avanti questi discorsi di un certo tipo sugli angeli. Se si parla degli angeli della New Age a livello demenziale, stupido, allora, come dire, il demonio è contento. Se invece poi si presentano gli angeli come i nostri migliori amici che ci salvano l'anima, gli angeli della Bibbia, gli angeli dei santi, gli angeli della teologia, allora è chiaro che ci sono tanti ostacoli. Ecco, nasce perché la Milizia di San Michele Arcangelo, tra i vari obiettivi, ha quello di pubblicare libri sugli angeli, e attualmente circa 150 libri sono stati pubblicati anche in portoghese, polacco, francese, spagnolo e inglese. Poi c'è una biblioteca, un centro di angelologia proprio per le ricerche. Abbiamo aiutato tanti universitari a fare delle tesi importanti, per esempio gli angeli sia nella religione, ma gli angeli soprattutto nella storia dell'arte. Abbiamo questi due musei per far vedere come gli angeli sono importanti nella storia della devozione popolare e anche nella vita dei santi. Il secondo museo ritrae i quadri con gli angeli e i santi, le loro esperienze mistiche, e poi una volta l'anno, 1 e 2 giugno, c'è questo convegno. L'anno prossimo, se Dio vuole, parleremo di San Gabriele Arcangelo. E visto che avete introdotto il tema dell'anno prossimo, vi chiedo, il tema di quest'anno di cosa tratta? I sette santi arcangeli. Nell'Antico Testamento, l'arcangelo Raffaele, nel libro di Tobia, quando si rivela sotto la sua vera natura angelica, dice: "Io sono Raffaele, uno dei sette arcangeli che stanno alla presenza di Dio". Giovanni, nel libro dell'Apocalisse, Giovanni 1,4, parla di sette spiriti che stanno dinanzi al trono dell'Altissimo. Allora, abbiamo cercato di capire chi sono questi sette santi arcangeli, che per diversi teologi, dopo Dio e la Madonna, è il gruppo, come dire, soprannaturale più importante di tutti. Perfetto, e in conclusione, che cosa volete dire ai nostri radioascoltatori di Radio Flash Salerno? Io sono 20 anni che mi sforzo di diffondere la conoscenza, ma soprattutto l'amore e la devozione cristiana ai santi angeli di Dio. E tante volte, anche in ambiente cattolico, mi dicono: "Ma lascia perdere gli angeli, parla di Gesù Cristo", come se parlando degli angeli facessi un danno a Dio, a Gesù Cristo, alla Chiesa. Io dico sempre, ma nel Catechismo della Chiesa Cattolica è scritto che gli angeli sono i suoi angeli, cioè i suoi di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il centro del mondo angelico, è il Signore degli angeli. Allora, se parliamo degli angeli, non certamente ostacoliamo la missione di Gesù Cristo e della Chiesa, perché gli angeli non lavorano in proprio per la loro gloria, lavorano per portare anime a Dio. D'altra parte, quando è nato
nato Gesù, gli angeli erano presenti e hanno portato i pastori alla grotta di Betlemme. Gli angeli erano presenti quando Gesù nel deserto è stato tentato dal demonio. Gli angeli erano presenti e hanno dato l'annuncio alle pie donne quando Cristo è risorto. Allora gli angeli e Gesù lavorano insieme per il regno di Dio. Quindi essere devoti agli angeli non è un ostacolo per arrivare a Gesù, è un potente aiuto per amare di più Gesù.